Un buongiorno a tutti gli iscritti del canale Pulis Film Outdoor. Oggi volevo fare una breve recensione sullo zaino che mi porto dietro da ormai un paio di anni per le escursioni brevi da un giorno al massimo, quindi senza pernottamento. Quindi uno zaino di basso litraggio, è un 22 litri. Punto è un Deuter Futura 22, disegnato in Germania, realizzato in Vietnam. Si trova su internet, ho visto dagli 85 ai 90 euro. Ok, vediamo un attimo i vari scomparti, come è organizzato, perché lo ritengo così buono. Tanto a differenza di tanti zaini che si trovano a giro che ho provato in precedenza, ha uno scomparto sotto come si trovano negli zaini più grandi, quelli da trekking più pesanti, che può essere anche messo in comunicazione tramite una zip all'interno con il vano principale, quindi può diventare tutto un vano unico. Però sinceramente separato così è, almeno per quanto mi riguarda, comodissimo. Partiamo proprio da quello, è uno scomparto appunto separato dalla zona centrale, dove io solitamente metto le cose che mi porto dietro in ogni escursione e che so che sono lì e che quindi non devo stare a pensare di portarmi dietro tutte le volte, mentre la zona sopra la utilizzo per le varie eventuali, una felpa in più, la roba da mangiare per il giorno, la macchina fotografica, un cavalletto, insomma queste cose qua. Vediamo un po', ok. Sul contenuto del mio zaino magari farò un video a parte. Comunque in due parole mi portate sempre dietro il K-Way, una busta con guanti, un passamontagna di quelli leggeri tipo Mefisto e una maglia termica tipo Dolce Vita. E inoltre un kit che ho già fatto a recensione in un altro video con tutto quello che mi porto dietro, quindi bussola, coltellino svizzero, un mini kit medico, tutte queste cose qua. Questo è lo scomparto sotto. Il vano principale è tenuto compatto, diciamo, da due lacci. Possono essere stretti a piacimento, chiaramente, e aperti velocemente. Nel vano principale appunto possiamo mettere le cose varie ed eventuali. Giusto per il video ci ho messo semplicemente una felpa. All'interno del vano principale c'è anche una tasca elasticizzata per la camel bag, per chi vuole utilizzare questo sistema di idratazione. Io sinceramente non mi piace un granché, ecco, preferisco le bottigliette. Camel bag, quindi sul dorso, proprio sopra, proprio in cima allo zaino, c'è anche il foro, appunto c'è scritto H2O, che meglio metterci H2O, poi fate voi. Poi abbiamo due tasche laterali, quelle comode che poi alla fine sembrano le più brutte, ma sono quelle che si utilizzano di più, per esempio per portare una birra, vabbè, oppure fazzoletti, i guanti per non tenerli nelle tasche, insomma è veramente comodissime queste tasche qua, e tengano bene, sono ben elasticizzate, anche qui c'è un'altra fascia che può essere stretta. Io solitamente ci porto due bottiglie d'acqua da mezzo litro, di quelle che si trovano nei distributori automatici, che sono comodissime e non pesano niente. Poi c'è una taschina frontale per borsellino, chiavi. Per le chiavi, per sicurezza, c'è il gancetto, come si trova anche in altri zaini, comodissimo. Li mettiamo qui, è sicuramente una garanzia in più di ritrovarcele poi. Ultima tasca, ma non meno importante, è la tasca per la rain cover, quindi il sacco, perché protegge lo zaino completamente in caso di pioggia. Questo si leva in un secondo, lo protegge veramente bene e non dà veramente fastidio alla camminata, è veramente comodo.
lo avvolge completamente, rimanendo però sempre all'interno della sua sagoma. Qui c'è il bastino rigido, si incastra perfettamente, non è né troppo stretto né troppo largo, secondo me è perfetto, si chiude perfettamente così e rimane il bastino comodo. Due parole sul bastino. C'è un sistema da reazione che io personalmente trovo tra i migliori che abbia mai provato. No, non li ho provati tutti, però ne ho provati alcuni e questo qui sinceramente penso sia tra i migliori che mi siano capitati di provare. C'è una fascia ventrale. Ora, essendo uno zaino di piccole dimensioni, io non lo utilizzo e quindi ho chiuso dietro la fascia, che non desse fastidio, protegge i lombi. Veramente veramente comodo da indossare anche con abbigliamento pesante, non stringe la fascia pettorale, è regolabile in altezza, anche questa tra le più comode che mi sia capitato di provare. Richiudiamo la rain cover, si mette e si richiude veramente in un secondo. Bene, non mi sembra di avere altro da dire su questo zaino, se non che lo consiglio particolarmente. Ah, c'è un piccolo catarifrangenti qua, così se camminiamo in una zona trafficata può essere utile. Ah già, c'è il solito sistema di aggancio di lato per eventuali bastoncini, così, così, comodissimo, anche questo l'ho provato, funziona proprio bene, proprio nel punto giusto. Ebbene, questo è lo zaino Futura 22 Deuter. Sinceramente, tra tutti quelli che ho testato su questo tipo di litraggio, è quello che mi piace di più. Spero che questa recensione sia stata utile, io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Se avete altre domande, scrivetemele tra i commenti. Un saluto da Pulis, Pulis Film Outdoor.